Inauguriamo la terza giornata di interviste, la quarta giornata di interviste della Champions League 2011 qui al Derby Sports con Depace Giuseppe che con la sua oggi possiamo dire The Sun Bar ha trovato la terza vittoria su quattro giornate, si proclama migliore in campo con un'ottima prestazione e lancia il Sun Bar verso una probabile qualificazione per la Champions League. Sun Bar è una delle squadre emergenti di questo torneo che stanno tutte facendo veramente bene. Ci racconta lui però direttamente com'è giocare in questa squadra. Ah, è una bella squadra, sono bravi ragazzi e buoni giocatori, diciamo. Abbiamo preso questa vittoria, diciamo, è stata una partita tra virgolette più semplice rispetto alle altre, però abbiamo bisogno ancora di crescere perché ci conosciamo da poco, giochiamo per la prima volta tutti quanti insieme, quindi man mano che andiamo avanti, diciamo, cerchiamo di migliorare quello che abbiamo dimostrato nelle prime partite. Di solito il primo campionato è ricco di difficoltà proprio perché non c'è amalgama di squadra, non si è magari abituati al calcetto, qui il livello è molto buono, però il Sun Bar su quattro partite ha portato a casa 9 punti, quindi un ottimo ritmo, pari a quello di squadre ormai storiche qui come il München o il Daytime che oggi si scontrano direttamente, lasciando ancora più aperta lo spiraglio della Champions. Qual è la speranza? Io penso che il Munchen vincerà contro la Daytime, quindi l'ultima partita sarà The Sun Bar Daytime, ce la giocheremo lì per arrivare in Champions. Poi ogni partita ha la sua storia, vediamo come andrà. Quindi la partita migliore, la speranza migliore è quella di avere il destino nelle proprie mani e quindi sarà tutto in mano vostra. Sì, poi uno il destino se lo crea, quindi se noi andiamo in campo convinti di potercela fare, diciamo che possiamo dire la nostra tranquillamente. Allora, tutti gli auguri del derby, sicuramente di fare una bella partita, poi lo sport deciderà chi andrà in Champions la settimana prossima. Speriamo. Grazie. Grazie, grazie, ciao.